Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia. Stasera apriamo sull'economia perché le imprese della provincia di Lucca tornano a investire e aumentano nel corso del 2017 anche gli impieghi sul territorio. Sentiamo i dati che sono emersi dagli osservatori delle categorie economiche in questo servizio. Dopo anni di flessione, nel 2017 gli impieghi vivi in provincia di Lucca sono cresciuti del 2,7%, con una prima inversione del ciclo negativo presente sin dall'inizio della crisi, mentre in Italia e in tutte le province toscane sono ancora in flessione. Lucca ha quindi riguadagnato alcune posizioni perse in passato a livello regionale e nazionale, con un andamento positivo proseguito anche nei primi mesi del 2018. Tra il risultato è legato a un recupero della domanda di credito delle aziende più grandi, in particolare del manifatturiero e dei servizi, e all'aumento del credito per investimenti a medio e lungo termine, superiore a tutte le province toscane. Resta invece una difficoltà nel ricorso al credito per le aziende più piccole. Il sistema bancario ha risposto positivamente all'aumentata richiesta da parte delle imprese, in particolare da quelle che si rivolgono ai mercati internazionali per espandere la loro attività. Ora resta da capire se la ripresa del ciclo degli investimenti consentirà di superare definitivamente la crisi. Di tutto questo si parlerà l'11 aprile nell'annuale appuntamento della Camera di Commercio sull'andamento del credito in provincia. E per uno dei settori traino della nostra economia, ovvero la nautica, c'è un appuntamento ormai alle porte verso il quale si guarda con fiducia, parliamo di Iare in programma a Viareggio dal 18 al 21 di aprile. È iniziato il conto alla rovescia per quella che sarà l'ottava edizione di Iare, uno degli appuntamenti internazionali più attesi e specifici dell'industria nautica, organizzato da Navigo e in programma a Viareggio dal 18 al 21 aprile. Almeno 110 saranno i comandanti ospiti dell'evento che operano su imbarcazioni principalmente nella categoria tra i 30 e i 60 metri. Nello specifico la maggioranza dei comandanti rappresenta armatori privati ed è di nazionalità estera, con una prevalenza di yacht a motore rispetto a imbarcazioni a vela. Saranno presenti a Vereggio, tra gli altri, i comandanti di alcune vere e proprie leggende del mare, quali lo yacht Anatta, 66 metri, costruito in Olanda, l'Enigma, 75 metri, il maltese Falcon, la barca a vela più grande del mondo, 88 metri, costruito nei cantieri perini di Vereggio. Poi la goletta Anni venti, progettata e armata dal cantiere Quadecassa di Vereggio nel 1925. Ancora l'Ispania, 1909, raro 15 metri, realizzata su commessa del re di Spagna Alfonso III. E il motoryacht Indian Empress 95 metri, uno degli yacht privati più grandi al mondo, con 5 ponti e la capacità di ospitare oltre 70 persone e un equipaggio di 30 addetti. Oltre il 50% delle aziende più prestigiose al mondo nel settore della nuova costruzione e del refit saranno presenti a Viareggio. Iare è l'evento perfetto per far conoscere le loro novità in termini di servizi ai comandanti presenti. Per la prima volta Iare sarà ospitato nel cuore del distretto nautico di Viareggio grazie alla disponibilità dei cantieri Lusben e Perininavi e del Club Nautico Versilia. Oltre agli appuntamenti di business, i forum e i turni distretti, i comandanti e le aziende che saranno presenti a Viareggio avranno occasione inoltre di scoprire e gustare Viareggio, il magnifico territorio della Versilia, Lucca e la sua provincia. E per il rilancio del settore nautico e per lo stimolo ancora verso la crescita di questo importante settore dell'economia, l'amministrazione comunale di Viareggio è tornata a spingere sull'acceleratore verso la realizzazione dell'asse di penetrazione o via del mare, ma ci sono interi gruppi, comitati di cittadini che restano contrari al tracciato scelto dal comune, dal sindaco in particolare, annunciano una mobilitazione sabato pomeriggio in piazza. Sentiamo. La Viareggio che dice no all'asse di penetrazione si mobilita e lancia una manifestazione in strada questo sabato pomeriggio. Un presidio alle 15.30 davanti al municipio e poi un corteo fino alla palazzina di Via Indipendenza, il condominio dove vivono nove famiglie, che dovrà essere abbattuto per lasciare passare la Via del Mare. Il coordinamento NOASSE, che raggruppa ambientalisti, residenti e altri movimenti, cinque mesi dopo la presentazione del progetto da parte dell'amministrazione comunale, ribadisce il no a quel tracciato. A sud dello stadio dei Pini, attraverso la pineta di Levante, approvato dal Consiglio Comunale. Noi diciamo no a come un po' è stata impostata la questione senza una vera partecipazione dei cittadini e diciamo no al tracciato che è stato presentato a suo tempo dal Sindaco. Eh, I tracciati all'epoca furono sei e quello che viene proposto è quello a più elevato impatto ambientale. La nostra soluzione la chiediamo ai cittadini e da qui la mobilitazione, interessarsi, entrare nella gestione del Paese e farsi parte attiva. Perché Viareggio è di tutti noi. Nei mesi scorsi oltre 2300 firme erano state raccolte dal coordinamento per chiedere alla Regione Toscana l'avvio di un percorso partecipativo per la via del mare, ma per difetti di forma nella presentazione della domanda si dovrà ripartire da capo. Pochi giorni fa il sindaco Giorgio De Gingaro, a margine della presentazione del regolamento urbanistico, che al momento non prevede la via del mare, è tornato a difendere l'utilità del nuovo asse. Un'opera ha detto che porteremo avanti forti della di larga parte della città. Mozione Consiglio Comunale a Viareggio da parte del consigliere della Lega Alfredo Trinchese per chiedere l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica, vista la spinta europea verso le auto elettriche e l'addio progressivo al diesel. I mezzi elettrici, secondo gli studi del settore, potrebbero crescere in 10 anni del 30%. La mozione della Lega impegna il sindaco a diffondere l'installazione di colonnine, ricercando partner economici e commerciali interessati ad individuare eh, i punti della città più adatti e a questo dovranno adoperarsi, spiega la Lega, anche gli uffici comunali secondo criteri di spazio e raggiungibilità sia a Viareggio che a Torre del Lago. Più sicurezza sugli scuolabus Forte dei Marmi è il primo comune ad aderire alla campagna dell'ACI Club Lucca. Sentiamo. Il comune di Forte dei Marmi è il primo comune ad avere risposto alla campagna lanciata dall'Automobile Club di Lucca. A scuola sicuri a favore della sicurezza sugli scuolabus della nostra provincia. Aci Lucca ha infatti riscontrato l'esistenza di un paradosso normativo. L'uso delle cinture di sicurezza sugli scuolabus è sì obbligatorio, ma solo sui mezzi che ne sono muniti, mentre gli scuolabus che ne sono sprovvisti non sono tenuti a prevederle. Da qui l'idea di costruire una campagna di informazione e di coinvolgere genitori e amministrazioni locali per mappare la situazione esistente e chiedere loro di inserire tra i requisiti per l'affidamento del servizio di scuola bus anche quello della presenza delle cinture di sicurezza a bordo e procedere così in modo spedito affinché l'inversione di rotta partita dalla provincia di Lucca coinvolga progressivamente la regione e poi l'intero paese. L'amministrazione di Forte dei Marmi, fin dalle prime fasi del progetto, si è unita all'appello dell'ACI, augurandosi anche, con questo primo passo, di orientare la scelta di altri comuni verso la stessa direzione. L'amministrazione versilese ha provveduto subito a richiedere l'installazione delle cinture di sicurezza sullo scuolabus di proprietà del comune e conseguente omologazione e prevedendo questa clausola nel prossimo bando per l'affidamento del servizio. Forte dei Marmi è quindi il primo comune in provincia di Lucca, ma possiamo dire anche in Toscana e in Italia, a fare propria la finalità contenuta in A scuola sicuri. Sicurezza anche per gli eventi che vengono organizzati sul territorio con le nuove normative in materia di sicurezza anche per piccole manifestazioni. Se ne è parlato a Massarosa in un'assemblea organizzata per illustrare le novità della circolare Gabrielli. Eh, una circolare ha spiegato il sindaco Franco Mungai che stabilisce regole ferre e precise per tutti gli eventi con afflusso di pubblico, anche per le diffusissime sagre, le feste paesane, concerti, marce e processioni, dunque le associazioni e gli enti organizzatori hanno preso atto eh, delle nuove norme che dovranno essere applicate necessariamente. Parliamo di sanità. È stato proclamato uno sciopero generale nazionale del personale del comparto del sistema sanitario da parte di Nursind e Nursing UP per il giovedì 12 e venerdì 13 aprile per 48 ore. L'azienda sanitaria toscana nord-ovest si scusa per i disagi che ci potranno essere sia per servizi sanitari che amministrativi. Saranno garantiti come dovere di legge i servizi minimi essenziali, pronto soccorso, servizi di assistenza domiciliare, prevenzione urgente. Vigilanza veterinaria protezione civile. E a proposito di sanità, la Regione ha confermato anche per quest'estate il progetto di dialisi in vacanza per tutti coloro che necessitano di eh, dialisi anche sul nostro territorio, anche in Versilia potranno eh, venire in ferie tranquillamente con i servizi garantiti e coperti dalla Regione. Sentiamo. Anche per l'estate 2018, come ormai fa da ben 20 anni, la Regione Toscana finanzia il progetto Dialisi Vacanze che consente ai pazienti nefropatici cronici di andare in vacanza con la sicurezza di trovare il servizio di dialisi nelle località di villeggiatura toscane e fra queste ovviamente la Versilia. Una delibera approvata dalla Giunta nel corso dell'ultima seduta conferma anche per quest'anno il finanziamento complessivo di 160.000 euro alle aziende sanitarie che dovranno presentare progetti mirati a garantire l'assistenza sanitaria sanitaria straordinaria ai pazienti in dialisi. Le persone affette da insufficienza renale cronica sono il 3-4% della popolazione, di questi il 13% effettuano la dialisi. In altri termini, sono il 7 per mille della popolazione e ogni anno i nuovi casi che entrano in dialisi sono circa l'1,3 per mille, in costante aumento. Ogni anno usufruiscono del servizio dialisi vacanze circa 600-700 persone. Le prestazioni riguardano anche cittadini americani, russi, tedeschi, olandesi, svizzeri. Il servizio coinvolge soprattutto le aziende sanitarie della costa, ovviamente Viareggio, Livorno, Massa Carrara per l'azienda sanitaria Toscana Nord-Ovest e Grosseto per la Toscana Sud-Est. Nel 2017 i progetti mirati organizzati dalle ASL toscane hanno consentito a 756 soggetti nefropatici cronici in trattamento di organizzare un periodo di vacanze in posti diversi da quelli di regolare assistenza. Per la politica due appuntamenti importanti venerdì pomeriggio a Viareggio, si parlerà di Europa, l'Hotel Esplanade, venerdì 6 aprile alle 15.30 a proporre il dibattito L'Europa che vogliamo e il movimento europeo Italia insieme al Partito Democratico e ai Giovani Democratici. Della Versilia sarà presente anche il senatore capogruppo a Palazzo Madama Andrea Marcucci. Mentre alle 17 all'Hotel Principe di Piemonte ci sarà il convegno organizzato da Forza Italia. Oltre alla che sta in incontro con gli operatori economici della Versilia per parlare appunto della direttiva servizi per le aste delle concessioni demaniali. Ci sarà il senatore Massimo Mallegni, l'onorevole Deborah Bergamini e il consigliere regionale Maurizio Marchetti di Forza Italia. Parliamo di eventi molto attesi dai versilesi. Querceta si prepara alla giornata di sport, di festa e di colori dei giochi di bandiera Under 15. Saranno gli sbandieratori più piccoli questa domenica a scendere in piazza per gareggiare e a questa manifestazione sarà dedicata una puntata speciale del nostro rotocalco Versilia. Ma sentiamo. Si alza il sipario sulle manifestazioni del palio dei Mici di Querceta organizzate dalla Proloco. Ad aprire gli eventi saranno i piccoli sbandieratori che domenica pomeriggio 8 aprile daranno vita alla quindicesima edizione delle gare di bandiera under 15. L'appuntamento, come sempre, in piazza Matteotti, cuore del paese, palcoscenico naturale di una giornata ricca di sport, colori e partecipazione. Saranno 170 i giovani sbandieratori che, sotto gli occhi attenti di una giuria selezionata dalla FISB, si esibiranno nelle varie discipline, dando spettacolo di fronte al pubblico. La gara avrà inizio alle 15 con la riunione della giuria federale e dei responsabili. A seguire, i bambini under 15 di ognuna delle otto contrade, divisi in tre fasce di età, si sfideranno in 50 esercizi. Suddivisi in gare singole, di coppia e piccole squadre, accompagnati dai musici. Al termine delle gare, intorno alle 18, avverrà la consegna dei premi. In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà al palazzetto dello sport di Forte dei Marmi. È il quinto anno che ai bambini viene dedicato un evento distinto rispetto agli sbandieratori senior che si sfideranno invece negli assoluti il 20 di maggio: un premio al grande sforzo delle contrade per il continuo ricambio generazionale nella vita del palio. Dopo gli sbandieratori junior la volta della staffetta podistica in programma domenica 15 aprile allo stadio Buon Riposo di Pozzi e nel consueto Circuito Cittadino. Per il secondo anno consecutivo l'attesissimo appuntamento sportivo sarà trasmesso in diretta su Noi TV. Stereotipi di genere nella scuola d'infanzia, questo è l'argomento del primo incontro del ciclo tra riflessione scientifica e attivismo, eh, studiosi istituzioni, associazionismo in dialogo contro le discriminazioni. Ehm, ai soggetti LGBTQI. È organizzato dal comune eh, di Viareggio, l'appuntamento è per venerdì 6 aprile alle 17 a Villa Paolina. Primavera ormai è entrata nel vivo, un grande appuntamento attende tutti gli appassionati eh, di piante, giardini, orti e non soltanto. Verde Mura, questo fine settimana protagonista sulle mura di Lucca. Vediamo. Saranno quasi 230 gli espositori provenienti da tutta Italia per l'undicesima edizione di Verde Mura, mostra mercato del giardinaggio e del vivere all'aria aperta in programma dal 6 all'8 aprile sulle mura urbane. Il programma di quest'anno mira soprattutto ad avvicinare i più giovani al mondo della natura e del giardinaggio, molti laboratori per i bambini, cui è riservata anche una piccola biblioteca verde. Tra le mostre una sui glicini e una sulle piante spontanee alimentari più utilizzate in Lucchesia. Altra importante novità di questa edizione è il trasferimento dalla storica sede del baluardo di San Frediano alla nuova location compresa tra i baluardi Santa Croce e San Donato. Tra le motivazioni, oltre a quelle sulle norme di sicurezza, la necessità di avere uno spazio più grande a disposizione degli espositori e la possibilità di non dover chiudere un tratto di mura nei giorni della manifestazione. Ci fermiamo con la cronaca tra poco di nuovo insieme con la pagina sportiva. Ben ritrovati, eccoci alla pagina sportiva del nostro telegiornale, l'ho che in primo piano con i primi colpi di mercato, le prime anticipazioni che sono arrivate in questi giorni soprattutto in casa del CGC Viareggio. Facciamo allora il punto della situazione nel servizio di Roy Lepore. Siamo alla vigilia dell'inizio dei playoff scudetto per i quarti di finale, anche se il Follonica ha già giocato e il radiomercato si fa sempre intenso, con nomi che vengono accostati di giocatori all'una e all all'altra squadra. A Forte Marmi si parla della partenza di Romero verso lo Sporting di Lisbona, Marco Pagnini che il Follonica vorrebbe riportare a casa sua, ma il nome di Pagnini viene accostato anche a CgC e Breganze. Torner va verso Girona, i sostituti sembrerebbero Ambrosio e del Briganza Bulgariade, dell'Oliverenze e Cajas della Noia. In casa del Centro Giovani Calciatori, Ventura ha ufficializzato attraverso Facebook che rimarrà a Viareggio per altri due anni, il Presidente Palagi ha confermato che invece Gavioli rimarrà a Viareggio, mentre in partenza possono essere per ciò che riguarda Costa e poi anche Mirko Bertolucci che proprio a centropista aveva ufficializzato che avrebbe smesso di giocare con la maglia del 100 giovani calciatori al termine di questa stagione tra i nomi che vengono accostati alla CGC c'è cioè Selva che è sempre rimasto nei cuori dei tifosi Pagnini che è un altro giocatore che piace e anche Festa della Sarzana anche se questo è un giocatore che sembra accostato anche alla Forte dei Marmi a Follonica come detto vogliono riporre portare Pagnini a casa sua, il Lodi vede la partenza dei portieri Català verso Tristino e anche Mattia Verona, eh, mentre Giulio Cocco va al Porto. Per ciò che riguarda dei giocatori spagnoli in forza al campionato italiano, Farizza verso Valdagno, Giulia Bassano che piace al Reus e anche se sembrava dover restare in giallo rosso. Infine per ora Mirtians del Vendrella sembra diretta a Breganze. Queste dunque le indiscrezioni di mercato, staremo a vedere come andranno queste operazioni nelle prossime settimane. Il calcio adesso ottimo risultato alla dodicesima Roma International Cup per il 2005 dello Sporting Massa Rosa Academy che si è piazzato al secondo posto andando oltre ogni aspettativa. Un secondo posto preziosissimo a questa dodicesima edizione eh, del trofeo con ottime prestazioni, una squadra compatta. Eh, lo dice soddisfatto l'allenatore Simone Passaglia. La sconfitta è arrivata per 1-0 appunto in finale contro la Lodigiani, squadra già affrontata nella fase eliminatoria. Nonostante si fosse rinforzati hanno rischiato di perdere, sottolinea ancora eh, l'allenatore eh, Passaglia, abbiamo eh, subito il gol su palla inattiva, dopodiché non si sono mai resi eh, pericolosi, sfortunato lo sporting Massarosa Academy in una occasione, quella della traversa di eh, Marcucci, ma c'è insomma soddisfazione per il secondo posto. Si è giocata la gara di andata della Coppa regionale di terza categoria e terminata 2-2 tra Cerreto e Sporting Forte Remarmi. Marmi. Le reti per il Cerreto sono state realizzate da Manfredi e Manfredini, mentre per i Forte Marmini eh, reti segnate da Pelliccia e Ambrosi. Il ritorno è fissato mercoledì 18 alle 20.30 al Campo Versilia. Ci fermiamo anche con lo sport, tra poco di nuovo insieme la terza parte del nostro telegiornale. Ben ritrovati, terza parte del nostro telegiornale. Non ci sono aggiornamenti di cronaca. Prima di salutarci, come sempre, ci sono gli auguri. Questa sera auguri alla piccola Carlotta di Vaiana che compie tre anni. Auguri da parte dei genitori Luca e Maddalena, da parte dei nonni e di tutti i parenti. Auguri a Nicola Palagi, capitano del CGC Viareggio, che oggi festeggia gli anni. Auguri da parte dei familiari del piccolo Giulio, amici e sportivi bianconeri. Auguri all'avvocato Pietrasantino Stefano Pellacani, delegato provinciale del CONI che festeggia gli anni, auguri da parte dei familiari e degli amici. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.